Pensavi, che partissi a dire buongiorno, e invece Sì, me no. l'aspettavo, Ho fatto così finta. mi destabilizzi. Già un periodo difficile, anche fare questi cambi improvvisi. Mi sento poi a disagio. È tornato il cappello giallo. Sì, perché bisogna festeggiare che oggi c'è il sole, e quindi per essere a tema. C'è sole ed è weekend. Weekend, Weekend. fine settimana di quarantena, sabato. Scusate, devo andare a vedere che giorno è. Sabato 28 marzo. Ci siamo Il 3 quasi. aprile si avvicina. Allora, buongiorno a tutti. Come al solito, come il weekend scorso, diretta del weekend più breve. Sarà leggermente più breve. Allora, facciamo perché l'iniziativa Adotta una libreria va avanti anche nel weekend. Questo cosa vuol dire? Che oggi andremo a sentire appunto chi è adottato da Eris Oggi, che sarà Volume Dischi e Libri di Milano. Esatto, sono molto contenta che siamo riusciti a proseguire questa iniziativa e quindi no, a continuare a esplorare un po' le diverse realtà che sul territorio di tutta Italia ci sostengono, con cui in questi anni abbiamo collaborato. Volume, diciamo, per molti motivi potrebbe essere un gemello Yes. della realtà che abbiamo sentito invece la settimana scorsa, che è Inferno Store di Roma, perché proprio come loro non si parla solo di una libreria, ma di uno spazio molto più ampio dal punto di vista mentale, di creazione di chi lo gestisce, che quindi ospita anche dischi e che ha una predilezione appunto per la musica e i temi musicali legati alla musica e le controculture legate alla musica. Yes. Innanzitutto partiamo col dire che ci scusiamo per l'interruzione brusca della diretta di ieri, ma Zuckerberg ha deciso di chiudere Sì, le perché ha detto che comunicazioni. eravamo troppo brutti e non voleva che rovinassimo il suo Facebook. E quindi poi non siamo neanche riusciti a ripartire. Sperando che oggi funzioni tutto correttamente, non usiamo neanche Skype, quindi insomma. Dovrebbe tutto funzionare un pochino meglio. E allora andiamo, prima di sentire Sì. Volume, a raccontare un piccolo aneddoto che io ho già raccontato 50 volte, ma insomma mai qualcuno che ci sta Allora, racconti seguendo non l'ha adesso. ancora sentito. Sì, Lo lo racconti racconto adesso. prima. Ok. Allora, l'aneddoto è questo, Sì. no? Che per me è proprio sintomatico di quanto sono importanti queste realtà che stiamo sentendo in queste settimane. E che cosa significano per il territorio e in generale per tutta la cultura italiana. Yes. Allora, noi siamo andati, non so, sarà più di un anno fa ormai, ho dei buchi di memoria su queste cose, da Volume, quando era ancora nella vecchia sede, tra l'altro, Yes. per la presentazione dei sopravvissuti di Hurricane Ivan. E in quell'occasione il moderatore dell'incontro era proprio Andrea Coccia. In quelle che sono le migliaia di ore di chiacchiere, di riflessioni, di confronti che si fanno in situazioni come quelle, Andrea ci aveva raccontato di un suo progetto che era in uno stato ancora molto embrionale, appunto l'idea di un saggio, di un qualcosa contro l'automobile per parlare di questo problema, quasi un manuale per smettere di guidare. Ed era, insomma, una chiacchiera, una cosa buttata lì. Poi è passato il tempo, abbiamo ideato la collana Book Blog, Rachele ha accettato di seguirla, di curarla e quindi nella wishlist iniziale, tra i tanti temi, visto che comunque c'era anche l'esigenza di parlare di argomenti di questo tipo, io le dissi: ma senti Rachele, c'è Andrea Coccia di Milano, mi ha raccontato di questo progetto, non so se può secondo te rientrare nella collana, insomma. È così che è nato il primo titolo ufficiale della collana Collana. Book Block, quindi contro l'automobile di Andrea Coccia. È così che funzionano questi luoghi, cioè non sono solo luoghi che diffondono cultura, perché appunto vendono libri, ma sono luoghi in cui la gente va, sta, chiacchiera e da queste chiacchiere si producono reti di persone, contenuti nuovi, cultura in senso più generale e ampio possibile, insomma, anche consapevolezza. E infatti è nato addirittura, grazie poi alla fin fine, a Volume, è nato addirittura il primo saggio della collana Book Block. Questo su Amazon non lo puoi fare. Esatto, Eh? esatto. Ecco, diciamolo. E come dice appunto Rachele, viva le congiunzioni astrali, soprattutto le chiacchiere Yes, e le birre. e le birre. Perché giustamente, tra l'altro, questo è weekend, quindi gente non si lavora da casa.
Stai facendo uno spot pro. No, no, pro birra, ma pro relax. Ognuno di noi, cioè chi si rilassa bevendo un tè, chi si rilassa bevendo una birra, chi si rilassa facendo un bagno da 15 ore, chi si rilassa giocando, chi si rilassa ascoltando musica. Quindi, insomma, ognuno si rilassi oggi nel migliore dei modi. Soprattutto relax, perché inizia a Esatto. esserci un po' di Un po' nervosismo, di eh? ansia, Ecco. se, non solo nervosismo, anche ansia, un minimo di panico, no? Anche perché le notizie di giorno in giorno scavano, no? Un po' il tarlo nel cervello. Certo. Quindi anche chi vuole restare immune, comunque come una spugna, piano piano assorbe. Quindi è Questo importante. spettro del 3 aprile, del 3 Un aprile. sacco di spettri, quindi mi raccomando, oggi non fate le spugne, non assorbite l'ansia e le notizie del giorno, ma cercate almeno per questo weekend, dove spero molti non lavoreranno, anche di coloro che stanno continuando a lavorare, cercate di rilassarvi, soprattutto il E cervello. staccatevi da internet e dai social network. Che anche questi Questo. sono una buona dose di ansia. Allora, mentre io vado a sentire Marco di Volume, tu ricorda. Spiegherò come funziona Ma questa cosa che abbiamo bravo, come lanciato. sei intuitivo, caro. Adotta una libreria, per chi non lo sapesse, vi spiego cosa significa. Allora, Eris Edizioni ormai da più di una decina di giorni ha lanciato questa iniziativa, Adotta una libreria. Che cosa significa? Significa che Ciao, ti oggi metto in tutti gli acquisti che bio, farete ok? Stavo sul facendo. sito di Eris sarà come se li steste comprando direttamente, fisicamente, da Volume. Quindi la normale percentuale che di solito è destinata al punto vendita sarà garantita appunto anche tramite la vendita dal nostro sito. Adesso abbiamo appunto Marco al telefono. Come prima cosa chiediamo, ci senti? Perfetto, Vi sento molto bene. noi ti Mi sento molto sentiamo, bene. lo sketch di inizio di ogni telefonata è andato e quindi Marco assolutamente devi raccontare a chi ci segue che cos'è Volume. Certo. Allora, intanto ciao ragazzi, Ciao. grazie della telefonata, grazie di avermi coinvolto in questa cosa super bella. Io in questo momento mi trovo al supermercato, quindi se sentirete delle cose che succedono dietro di me, non vi spaventate, ma Quindi sei ho già riuscito ad avuto. entrare? Hai finito la coda? Sì, vabbè, cioè, sono in ballo dalle 11, quindi ci ho messo veramente. Ci ho impiegato la mattina in questa cosa bellissima della spesa, però va bene, dai, che bisogna fare. Comunque, allora, Volume è un negozio di dischi e libreria. È nato a settembre del 2016, quindi fra un po' compirà 4 anni, quando potrà riaprire, quindi bisogna vedere cosa Ci succede. prepariamo Però per il Volume. compleanno. Come, scusa? Ci prepariamo per il compleanno. Eh sì, bisognerà festeggiare perché, insomma, dopo tutti questi, dopo questo periodo lungo di chiusura, che non so ancora per quanto andrà avanti, insomma, ci sarà da festeggiare quando ci sarà la riapertura, compleanno o non compleanno. Quindi festeggeremo insieme. E, quindi, insomma, l'idea era quella di dare spazio e dare voce a delle realtà sia italiane che internazionali, sia di dischi che di libri, e prevalentemente inizialmente di libri di musica, libri di fumetti, biografie, eccetera. Poi ho cambiato un po' la direzione della libreria, soprattutto negli ultimi mesi, da quando mi sono spostato, perché a luglio dello scorso anno Volume si è spostato in un'altra zona rispetto a dove era prima e si è affiancato a un'altra libreria molto molto bella che Sì. probabilmente molti voi conoscete di sicuro, ma anche probabilmente qualcuno che ci ascolta conosce, che si chiama Spazio BK. Quindi io, diciamo, ci siamo un po' uniti in tante cose, soprattutto nelle intenzioni di divulgare un po' di cultura indipendente, editoria indipendente, musica indipendente. Quindi il grosso e l'attenzione di Volume sono le nicchie, sono le piccole realtà, le piccole case editrici e le piccole etichette discografiche, naturalmente, sia italiane che internazionali. Ovviamente sull'editoria c'è prevalenza di roba italiana, però non si disdegnano, anzi, sono be ben accette anche cose
piccole realtà internazionali, un po' più difficili da reperire a volte, però comunque ce la si fa. Quindi ecco, questo è un po' il quadro generale. Da quando ho cominciato Volume, c'è sempre stata una grossa attenzione da parte mia e delle persone che hanno collaborato al progetto a cercare di coinvolgere il più possibile sia il pubblico che le realtà con cui lavoriamo e quindi facciamo un sacco di presentazioni, un sacco di live, showcase, quindi anche la dimensione sociale, la dimensione dell'incontro è una cosa molto molto importante che fa parte proprio dell'anima di Volume, quindi non è semplicemente un negozio, ma vuole essere un po' anche un punto d'aggregazione sotto alcuni punti di vista. Tra Di l'altro, assembramento si dice adesso, tra assembra un punto di assembramento. l'altro. Si chiama così adesso. Termine che non avevo mai usato prima in vita mia, tra l'altro. Un sacco di persone l'avranno scoperto su Treccani il significato, secondo me, di Sarà assembramento. nei top trend delle ricerche di Google, come Chiaramente, insieme a pandemia, probabilmente. caratteristica. Esatto. Pandemia da assembramento. Tra l'altro, tu arrivi appunto da una storia da musicista. Io arrivo da una storia da musicista, sì, anche. Ho fatto un sacco di cose, però diciamo che la cosa che è sempre rimasta una costante negli ultimi 20 anni, direi, 20-25 anni, è un po' questa mia passione per la musica, anche suonata. Quindi sì, arrivo da musicista, suono nei Fame Before You Came da 20 anni, dall'inizio, e questa è stata una cosa che naturalmente ha aiutato molto, soprattutto mi ha aiutato soprattutto sia per una questione di un po' di attitudine nel fare le cose, nel senso che naturalmente arrivando da un certo tipo di realtà, da un certo tipo di scena, il fatto di aver voglia di fare le cose in un certo modo, di dare molto peso al do it yourself, di dare molto peso a tutta la parte, diciamo, meno mainstream della cultura è proprio una cosa che fa parte di me e quindi mi ha aiutato molto sia dal punto di vista proprio del modo di pensare che poi anche ovviamente dal punto di vista un po' dei contatti, perché in 20 anni ho avuto modo di conoscere tante tante persone girando un po' per l'Italia, all'estero, a suonare, quindi sia etichette discografiche che persone che si danno da fare in organizzazione di concerti, eccetera. Quindi è stata una cosa che naturalmente ha contribuito per farmi entrare in un certo tipo di giro, ecco. Quindi ho semplicemente messo a frutto un po' delle cose che ho imparato e ho interiorizzato in questi 20 anni di musica, ecco. È un Quindi po' stata così la. anche per il negozio è un contatto diretto con le etichette. La maggior parte, cioè, o meglio, quelle con cui riesco a farlo in Italia, diciamo il 99% sono etichette con cui ho contatti diretti, Ok. così come con le case editrici tendenzialmente. Poi, naturalmente, per quanto riguarda invece le cose che arrivano dall'estero, specialmente le etichette americane, specialmente le cose un pochino più difficili da reperire direttamente, sono costretto, ma non costretto, dai, non devo dirlo così, però passo anche dai distributori, naturalmente, quindi i distributori che fanno un grande lavoro anche loro, quindi bisogna riconoscerlo. Mi appoggio sia a distributori italiani che a distributori stranieri, quindi anche lì è un po' un mischione, non ho una regola precisa. Diciamo che cerco di reperire quello che mi interessa, quello che voglio, e poi chiaramente se riesco a saltare dei passaggi sono contento perché mi piace avere a che fare direttamente con chi produce le cose, con chi le fa, se possibile addirittura con i musicisti stessi. Ci sono delle volte che ci sono i musicisti stessi che mi mandano i loro dischi, quindi non passi neanche attraverso, perché magari non hanno un'etichetta o magari l'etichetta non è distribuita in un certo modo, eccetera, no? Quindi non riesci a entrare in contatto con loro e te li mandano direttamente loro. Quindi se si riesce ad avere il contatto diretto senza mediatori è più bello, più umano e più interessante. Poi i distributori fanno il loro lavoro ed è giusto che ci siano, naturalmente, però Tra l'altro è questa è molto bella la formula appunto di negozi di dischi, però
più libri. Noi la settimana scorsa abbiamo sentito Inferno Store di Roma, diciamo che come concept più o meno siamo sulla stessa linea. Eh beh, sì, siamo assolutamente, ci conosciamo bene, siamo assolutamente sulla stessa linea, soprattutto per quanto riguarda proprio la tipologia di negozio. Poi sulle cose che trattiamo siamo un po' diversi, parlo principalmente della parte musicale, nel senso che loro sono molto orientati su un certo tipo di sound, un certo tipo di suono che io comunque tratto, ma magari in modo un po' meno verticale di loro, ecco. Però comunque arriviamo più o meno dallo stesso mondo, quindi siamo fratellini da un certo punto di vista. Ah, tra l'altro Sì. ti voglio chiedere una cosa. In questi giorni abbiamo sentito anche festival indipendenti, underground dal basso, che si occupano più di autoproduzione, ma nel mondo dei fumetti, grafica. Volevo chiederti due cose. Tendenzialmente, quanto oggi a livello musicale ci si autoproduce ancora? Quanto secondo te questo comunque per certi tipi di musica è stato ed è ancora importante? Ma guarda, allora, ci si autoproduce ancora molto, anzi, forse ci si autoproduce di più di prima sotto alcuni aspetti, perché naturalmente i mezzi te lo consentono. Una volta, se non avevi uno studio a cui appoggiarti per andarti a registrare le cose, era difficile che riuscissi a registrarti qualcosa di decente. Adesso si riesce a fare, e quindi l'autoproduzione è una cosa assolutamente ancora molto, molto in voga, diciamo, molto, è ancora un linguaggio che viene utilizzato molto. È anche vero che ci sono tantissime piccole etichette che valorizzano questa cosa, quindi se parti dal do it yourself della band che fa tutto per i cavoli suoi, poi magari trova l'etichetta che vuole valorizzare questa cosa, o valorizzare quel tipo di suono che magari è un suono anche, sicuramente molto poco prodotto, molto, molto sporco, molto poco mainstream, appunto, però ci tiene proprio a valorizzare quel tipo di suono lì, quel tipo di attitudine lì, e quindi le etichette che fanno questo lavoro ce ne sono veramente, veramente tante, sia in Italia che fuori. Per quanto riguarda... Sì, vai, continua. Ok, No, niente, ero più o meno arrivato. intanto qua facendo lo smart working abbiamo anche tutti gli animali in casa, il cane ogni tanto borbotta. Sì, e noi ci preoccupiamo perché abbiamo paura che inizi ad abbaiare per mezz'ora di fila, distruggendo le nostre possibilità di diretta. Allora, per farti anche continuare la spesa in pace, andiamo verso la conclusione. Come abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti, ti chiediamo anche a te dei consigli. A te ti chiederemo appunto dei consigli musicali. Quindi, Ok. diciamo, un album magari appena uscito, uno un po' più classico, e poi un consiglio su dove secondo te si può andare a cercare, non so, magari un'etichetta particolare. Ok, allora dunque io vi direi così proprio su due piedi, perché non mi ero preparato questa cosa, quindi devo improvvisare, ma mi piace, quindi lo faccio. Allora, direi album appena uscito, Catarsi Aiwa Maxi Bon di Pufuleti. Pufuleti è un rap, chiamarlo rapper è un po' strano. Fai pop old school, molto, molto strambo. Arriva dalla Germania, però ha origini siciliane, quindi canta in un italiano siciliano strano, molto, molto figo, molto interessante. Appena uscito il disco nuovo, l'etichetta è Legno, che sono anche loro miei fratelli, diciamo. E quindi questo è il disco appena uscito che consiglio vivamente a tutti, soprattutto a chi ascolta i pop di un certo tipo, perché è molto molto bello. E poi mi hai chiesto, cos'è che mi hai chiesto? Un album Un classico. classico, sì. Un album classico. Un album classico, ti direi. Non so se lo considero proprio classico, però
c'è un album che si... Cazzo, com'è che si intitola? Non mi ricordo il titolo. Vabbè, lei si chiama Anna Domino. Ok. Non è proprio un classico, nel senso che non è molto conosciuto, però lo considero classico come, come suono, nel senso che è un disco degli anni Ottanta, molto, molto orecchiabile, molto bello. Si chiama East and West, mi sembra. Non me lo ricordo. Andiamo. È un disco bellissimo. Anna Domino, East and West. Ok. E poi per ultimo ho un'etichetta che secondo te si può appunto andare a scoprire o qualcosa del genere? Beh, allora io direi come etichetta, diciamo l'etichetta che io negli ultimi tempi, di cui io mi sono proprio innamorato negli ultimi tempi, e non soltanto io perché devo dire che ha anche avuto un po' un botto negli ultimi mesi, è un'etichetta di Chicago che si chiama International Anthem, okay, che nasce proprio dalla passione di due ragazzi che cominciano a produrre proprio come si diceva prima, no? Cominciano a produrre in questo modo cose improvvisate, live, bootleg, presi da registrazioni fatte in basement di locali, eccetera, eccetera, e fanno nascere un'etichetta, ma non solo fanno nascere un'etichetta, fanno nascere proprio una vera e propria scena a Chicago che mescola, diciamo, tutta la parte più interessante della musica black di adesso, dal jazz all'hip hop, alla roba sperimentale anche, al free jazz, alla slam poetry e cose del genere. Quindi è veramente, veramente molto bella. International Anthem. Perfetto. Perfetto. Consigliamo a tutti di andarsela a cercare, allora. Grazie mille ragazzi. Ebbene, nel mentre ci scrive Giacomo Rastabello, boom boom boom, viva volume. Grande. E noi ti ringraziamo tantissimo per questa... Diretta dal supermercato. Esatto, per questa chiacchierata mentre fai la spesa. sentite gli altoparlanti dietro oppure no? No, non si sente. Ah, ok, perché ci sono delle vocine che dicono che bisogna mantenere un metro di distanza, eccetera. Ebbene, allora speriamo di poterci incontrare dal vivo al più presto, anche appunto per festeggiare il compleanno, i 4 anni di volume. Assolutamente, assolutamente. Io vi ringrazio ancora tantissimo e ci sentiamo molto presto. A presto. Ciao. Okay. Ciao, un abbraccio. Ciao. Ebbene, allora ricordiamo, yes, volume, dischi e libri, libreria e negozio di dischi, yes, adottato oggi, come dire, supportate, perché è appunto una di quelle realtà fondamentali per il territorio, no? In cui ci si può sentire a casa e che è importante che restino belle, vive, vegete, funzionanti anche quando tutto questo sarà finito. Quindi ricordiamo ancora una volta l'iniziativa, visto che i punti vendita come volume, come le librerie in questo momento sono chiuse per decreto, ma anche se alcuni appunto in realtà fanno spedizioni o consegne a domicilio, appunto lo shop online invece non è limitato, tranne alcune cose. Quindi noi possiamo continuare a spedire i libri, anche se con un po' di ritardo, ma arrivano. Quindi per sostenere i punti vendita fisici che ci sostengono a noi per tutto l'anno, abbiamo pensato che potevamo vendere attraverso il nostro sito, ma nello stesso momento sostenere i punti vendita fisici. Esatto, per cui ogni libro che voi acquistate dal nostro shop è proprio come se lo acquistaste fisicamente in libreria. Scusate, ogni tanto faccio un po' fatica a dirlo perché l'ho ripetuto talmente tante volte. Sì, iniziamo a essere un po' nella fase, trovare formule nuove per dire la stessa cosa. E io ridico una cosa che dico anche sempre, ovvero non bisogna essere accumulatori compulsivi. Yes. Quindi in questo periodo è giusto che si possa continuare a leggere e a fruire di cultura supportando le librerie indipendenti e i luoghi fisici. Dopodiché, se da un lato appunto è importante supportarli,
non bisogna neanche per forza accumulare migliaia di libri per questi giorni. Cioè, la cosa anche più importante, io credo che appena sarà possibile, appena i decreti permetteranno alle librerie di riaprire, alle persone di andarci, sia anche farvi vedere fisicamente dentro questi negozi, no? Quasi a ricordare a chi spesso trovate dietro la cassa in questi negozi che non vi siete dimenticati che comunque l'acquisto, la fruizione di cultura passa da loro, passa da lì. Perché io ho un po' l'impressione che sia troppo facile in questo periodo accomodarsi, no? Un po' sul fatto che, ah, vabbè, te lo portano a casa, Certo. come diciamo sempre, non è una buona scusa questo momento per comprare dai grandi store online, però anche il fatto che il libraio te lo porta lui, no? In fondo abbiamo tutti il culo un po' pesante, quindi ci fa comunque un po' piacere a volte. E invece no, mi raccomando, ricordatevi che la cosa importante, la prima cosa da fare quando sarà possibile tornare alla normalità è ritornare alla normalità anche su questo, anzi, se è possibile, ancora più di prima. Sì, diciamo che con questa iniziativa, insomma, volevamo far passare il concetto più che altro dell'importanza di questi luoghi fisici, appunto, quando c'è stato lo stop di librerie, fumetterie, negozi di dischi, la prima cosa che ci è saltata all'occhio, appunto, che la vendita online invece non era assolutamente toccata da questo decreto. Quindi noi abbiamo iniziato a pensare, abbiamo pensato a questa cosa proprio per cercare di mettere il focus su questo aspetto qua, insomma, che secondo noi è molto importante. Esatto, e quindi sono le 13:59. Oggi si fa, come dire, no? Andiamo noi a Una. citofonare a lui, vediamo se è Vediamo, pronto. vediamo se. Sì, no, oggi bisognerebbe fare appunto una versione più corta, più Corta, 5 rilassata. minuti, veloce. Poi si spera, insomma, che essendo sabato, Gabriele sia, come dire, no, a casa sua, sciallato sul divano. Soprattutto perché io attendo sempre questo momento per, insomma, essere aggiornato su quello che succede dal balcone di casa Ubrick. Ricordiamo, appunto, per chi magari ci seguisse di meno, noi in Eris siamo in tre. Due qua, il terzo appunto è Ubrick, che di Ma chi solito riesce? sentiamo al citofono più o meno verso quest'ora. Vediamo se c'è. Pronto? Eccolo che suona sempre. Sempre pronto, ma poi nel senso, ma Ubrick, ma sei senza mascherina? È vero? Ma perché oggi non mi aspettavo che veniste a citofonarmi o che venisse a citofonarvi. Che ci citofonassimo. Adesso prendo una cosa. Allora, Ubrick, oggi abbiamo già avuto tantissimi consigli musicali molto interessanti da Marco di Volume di Milano. Io non so se tu avrai dei consigli all'altezza dei suoi. Beh, sicuramente avete consigli musicali, allora. Beh, direi che sì, perché non c'è proprio Visto storia. che lui non ha la mascherina, la metto io. Ma chi è questo? Non credo che si sente, si capisca nulla di quello che dici, Sonny. Chiediamo, Chi è? si sente quello che dico? Si capisce? Commentate. Ma non Ma riesco. c'è un prigioniero, liberatelo. Cosa sta succedendo? No, io no, è Io prendo Sonny. le precauzioni, mica come te. È Sonny che si sta preparando. Forse venite ad aprire a questo punto. No, prima voglio sapere cos'è successo dal tuo balcone oggi. Niente. Giornata vuota. Niente, sì. Piatto, tutto piatto, piatto, piatto. Cioè, sabato così. Allora tu, cioè, pensa che Sonny si era sbattuto per procurarsi una maschera antigas per Sì. venirti ad aprire nel caso tu ci avessi regalato un bell'aneddoto, ma adesso tutti questi suoi sforzi che lui ha fatto per te, non so se tu te li meriti a sto punto. Oh no. Ma io esco a casa. Allora, se tu esci a Non ho casa, capito. oltre a uscire a casa, Sì. intanto per uscire a casa ce l'hai l'autocertificazione nuova? Ok, Sì, ma nel caso me la faccio fare prontamente. allora,
Mentre ti fai fare l'autocertificazione per uscire a casa, hai qualche consiglio almeno? Allora, qualche consiglio, fammi pensare. Ma te l'hai ripreparato o stai improvvisando al momento? Vediamo, me l'ho preparato o sto improvvisando al momento? Aspetta che ci penso un attimo, eh. Guarda, da questa risposta dipende se Sonny ti aprirà e ti farà entrare in casa oppure no. Mi sa che non ti apro. Allora, il consiglio ce l'ho. Visto che ieri avete intervistato Lorenzo Gasparini, che purtroppo è stata una diretta un po' tempestata dalla sfiga tecnologica, dalla sfiga di rete, niente, io consiglierei il suo libro che è uscito in autunno, che si chiama No, ed è uscito per FQ, ed è un libro molto fico che a me ha quasi svoltato la vita per certi versi. È un libro in cui sostanzialmente affronta l'incapacità di ricevere e vivere i rifiuti che gli uomini hanno in questa società. Quindi qualsiasi tipo di rifiuto, dal no di qualcun altro al no, all'incapacità di dire no a certe costrizioni, eccetera, eccetera. Un libro molto fico, e leggetelo, trovatelo. Bene, nel mentre qua ci chiedono se hai dato degna sepoltura allo sfortunato cucciolo di Piccione. E chi l'ha più visto? Ragazzi, quello se lo sono portati via. Se lo sono magnato. Ce lo sono portati via. Ok, allora dopo questo... Non l'ho più visto. Dopo questo consiglio molto interessante, diciamo che tra l'altro già ieri... Nora ci aveva consigliato un altro titolo di Gasparini, insomma il consiglio boh, che possiamo dare molto generico a questo punto è di recuperarvelo un po' tutto contemporaneamente. Se non trovate i libri, partite dal suo blog, come diceva lui ieri, questo uomo no. Esatto, quindi ti possiamo dire no, che non sali. Non so se sarò in grado di accettare questo rifiuto. Allora adesso intanto dubbio campanello. Basta! Allora, adesso noi discuteremo un attimo se questo tuo consiglio ti dà diritto ad accedere alla casa oppure no. No. E nel mentre tutti insieme, anche con Sonny preparato, penso più per una guerra nucleare che per il coronavirus. Questo cappello non mi ferma nessuno. Vi salutiamo, vi ricordiamo che ci risentiremo domani alla solita ora, quindi per le 13:30, per chiacchierare della libreria adottata domani, sperando che almeno di domenica Ubrick resti a casa. Chi lo sa. Io vado sempre in cerca di una chiesa aperta la domenica, tutte le domeniche mattine. Ma l'hai visto il Papa? L'hai vista la foto del Papa? No, la devo ancora vedere, me ne hanno suggerito secondo me lo dice, quindi devo andare assolutamente a vedere. È top trend. Ok, mentre voi parlate di top trend, potreste incontrarvi, non so, tipo... Noi siamo al secondo piano, tipo al primo piano sul pianerottolo, tenendo le distanze di sicurezza e parlare dei top trend. Nel mentre noi salutiamo... Quindi mi avvicino sempre di più, prima al citofono, poi il pianerottolo. Possiamo provare. Nel mentre noi salutiamo tutti e tutti, vi ricordiamo appunto che ci vediamo domani e vi ricordiamo che prosegue la campagna Adotta una libreria e che la libreria del giorno è Volume di Milano. E quindi ciao, rilassatevi, ricordatevi che è sabato, cercate di fare del vostro meglio per non ansiarvi e non lavorare. Ciao! 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 Ciao a tutte, ciao!